Quanto andrà bene il tuo allenamento? Beh, è semplice, dipende da come lo inizi. Tra 5 secondi ne parliamo. Grazie e benvenuta e benvenuto per i video della Sport Science Academy. Ogni giorno una nuova review che parla di qualcosa di molto importante. Oggi parliamo di qualcosa di trasversale, interessa il fitness, interessa lo sport, interessa gli atleti professionisti ma anche gli amatori, interessa tutti, ovvero parliamo di warm up, del riscaldamento, che cos'è, cosa serve, quando si fa e così via. Anche questa volta partiamo da una rivista scientifica di riferimento, quella che vedete qui vicino a me, che è Sports Medicine, e questa è la review che dice: il warm up è ancora basato su prove ed errori, ovvero il riscaldamento pre-esercizio non offre solo vantaggi termici ma anche metabolici, neurologici e psicologici, ma le pratiche comuni non sono ancora basate su evidenze scientifiche, e questo è un aspetto importante. Invece nella Sport Science Academy tutti i professionisti, anche diciamo i nuovi professionisti, si basano su evidenze scientifiche e poi aggiungeranno l'esperienza. In questo caso infatti uno dei nuovi della Sport Science Academy ed è Alberto Bianco. Ciao Gianmario, sì, ho voluto condividere questa review perché offre importanti considerazioni sull'allenamento della forza. Ad esempio, negli allenamenti di tirata derivati dal weightlifting, e che quindi non prevedono la fase di ricezione del bilanciere, è possibile utilizzare carichi superiori all'1RM delle due alzate. Di conseguenza, oltre a produrre ottimi adattamenti neuromuscolari, è possibile ottenere maggiori incrementi in termini di forza massima. Ecco perché l'importanza del loro utilizzo nella preparazione agonistica di atleti sia di pesistica che di CrossFit. Grazie Alberto, intanto metti un like, un'interazione, condividi, perché questo aspetto del warm up è veramente molto importante. Devo dire che probabilmente non c'è cosa più banalizzata nel mondo, tant'è che in questa review, come vediamo, warm up è ancora basato su prove ed errori. Sembra strano, dice, ma com'è possibile? Proprio quando la ricerca scientifica nell'area delle sport science, sports medicine, è andata molto avanti, non si dedica tanta attenzione su quello che si fa prima. Ed è sbagliato, commenta anche qui sotto, in base alla tua esperienza, quanto credi che il warm up sia accurato. Molte volte si tende a pensare che il warm up sia solo legato al riscaldamento, ma questa è una cosa legata ad una, diciamo, una delle primissime, primi anni del Novecento. La prima pubblicazione scientifica aveva dato questo termine warm up, e quindi si era identificato il riscaldamento perché i primi ricercatori, ma stiamo parlando di 100 anni fa, avevano individuato nel riscaldamento, nella temperatura corporea, gli effetti più importanti. Poi si è visto che non sono quelli, perché addirittura ci sono molti sport che non hanno bisogno di sollevare la temperatura. Quindi sollevare la temperatura significa fare qualcosa dove effettivamente tutto aumenta, però gli aspetti neurologici, gli aspetti psicologici non sono legati assolutamente all'aumento della temperatura. Quindi il warm up uguale per tutti non esiste. Bisogna andare ad affrontare, partendo da questa review, quali sono le considerazioni, quali sono le aspettative, quali sono ovviamente i risultati che si vogliono ottenere, e quindi in base a quello creare il modello di warm up che è più efficace. Ci sono dei warm up consigliati, uno che si chiama RAMP, R-A-M-P, andate a cercare anche questo cos'è, che vi dà delle indicazioni, ma anche quello dipende, perché poi alla fine il warm up non specifico si è visto in altre review che non è efficace. Quindi anche in questo caso bisogna andare a cercare in quei 10-15 minuti di attività pre-allenamento o pre-gara quali sono veramente le migliori soluzioni da fare, altrimenti tutto quello che farete dopo probabilmente non sarà così efficace e non produrrà quegli adattamenti fisiologici che assolutamente stiamo ricercando. Commenta, mi raccomando, condividi e metti una tua reazione. Ci sentiamo sempre domani con i video della Sport Science Academy. Sport, fitness, nutrition. This is Sport Science Academy.